casa è giustissimo che li facciano gli organizzatori, cioè Telecitofono e Gabella. Ringrazio però per l'invito e introduco in questo caso l'ospite, che non ha bisogno di particolari presentazioni perché è nome nomen letteralmente in questo caso. Giuseppe La Terza è La Terza, cioè un pezzo importante della cultura italiana, ed è anche però un intellettuale che riflette attraverso il suo lavoro di editore, i rapporti con gli intellettuali, i rapporti con i circoli culturali, con le tendenze e le idee di questo paese, riflette anche sulla funzione civile del fare cultura e del produrre cultura. Quindi lascio immediatamente la parola a Giuseppe La Terza, che ci racconterà il difficile incrocio tra il mestiere dell'editore e il produrre per l'appunto idee e anche sviluppare cultura civile, appunto come funzione dell'editoria, in un paese complesso come questo in cui l'editoria ha una funzione di impegno anche quant'altre mai significative. Buonasera e grazie di essere venuti in questa rigorosa serata invernale, rigorosa ma devo dire anche bellissima, perché la giornata era la terza. E io avevo preso una copia, anzi più copie del programma, però non lo trovo, perché c'era una domanda un po' diversa da quella che mi era stata prospettata. Ero curioso, non so se avete una copia qui, perché diciamo la domanda che mi era stata fatta sotto questa dizione cultura e politica era: in che modo la politica ascolta la cultura, se mai l'ascolta naturalmente, e in che modo la cultura stimola la politica? Questa era la domanda. Qui invece nel programma, sulla base del quale forse siete venuti qui, c'è scritto la diffusione del sapere come azione politica, che non è proprio la stessa cosa, diciamo, anche se è un tema simile. In ogni caso, qualunque sia la domanda, io sono totalmente inadeguato alla risposta, ecco, questa è la prima cosa che volevo dire, totalmente inadeguato, nel senso che è una questione enorme che comporta tanti possibili canali, percorsi, come potete immaginare, come io stesso posso immaginare, nel senso che non è che lo so, ma lo immagino, trattata nel corso dei secoli, trattata in lungo e in largo, dalla filosofia, dalla scienza politica, insomma. Quindi perché un editore dovrebbe rispondere a questa domanda? Però sono venuto non soltanto perché già ero talmente stupito che mi potessero invitare, diciamo, a Reggio Emilia a parlare su questo tema, che ero così gratificato e lusingato dall'invito che mi sembrava assurdo dire di no, ma sono venuto anche perché ho ragionato sul fatto che effettivamente una casa editrice, almeno quella per cui lavoro, ha a che fare con un progetto che tiene insieme cultura e politica. Uno dei nostri autori più importanti si chiamava Eugenio Garen, era un filosofo, uno storico della filosofia, ha lavorato per molti anni all'Università di Firenze, è stato il maestro di mio padre e per molti anni l'ispiratore, diciamo, non con il ruolo che aveva avuto Croce in precedenza, ma nel dopoguerra è stato un ispiratore importante della politica editoriale della casa editrice, anche in un certo senso nel parziale affrancamento da Croce, nel senso che Croce era stato un ispiratore molto presente in tutte le scelte che in qualche misura devono essere tutte ricondotte a lui. Garen in qualche modo è stato importante per la casa editrice nell'aprire la produzione di La Terza a prospettive diverse rispetto a quella, diciamo, crociana. Garen in uno dei saggi, in una raccolta sugli editori italiani, scrive a proposito di Croce, dice, vediamo se era questa la frase, c'era una in cui usava proprio la parola politica che mi sembrava adatta, a proposito di come dice mettere in circolazione un testo, un tipo di testi, insistere in modo massiccio sull'uno piuttosto che sull'altro attraverso i mezzi pubblicitari può
In apparenza, scrive Karen, essere presentato come risposta a richieste del pubblico. In realtà significa sempre, se la casa editrice è seria e consapevole, scelte precise fra le volte possibili al fine di far prevalere un orientamento piuttosto che l'altro. E continua dicendo: è chiaro che editore lo si è, un editore di rilievo, dice Karen, nella misura in cui si tiene a fede a un orientamento, a una consapevole linea di scelta al di fuori di altre preoccupazioni. È anche chiaro che l'individuazione di valori reali, di richieste degne di essere accolte, è non solo difesa di libertà, ma produzione di cultura. La individuazione tra le molte richieste attuali, non tanto delle più diffuse e rumorose, dice, quanto delle più valide, non è recezione passiva di mode, ma attiva e critica elaborazione. Ecco, e poi dice, dopo il 25, questa è la frase in realtà che volevo leggere, di fronte all'agonia di quell'Italia liberale, che era la sua Italia, Croce, ancora una volta, attraverso l'organizzazione di una casa editrice, ormai di primo piano, incide di nuovo a fondo nella storia del proprio paese, esercitando una grande funzione politica, dice Karen, mettendo questa parola politica tra virgolette, ma usandola. Attraverso la cooperazione di Giovanni la Terza, difende un patrimonio di cultura, conserva aperta una circolazione di idee, forma su una linea precisa un fronte di resistenza intellettuale, offre alle scuole e agli educatori libri senza menzogne, seri, validi. Ecco, quindi questo è l'alibi perché io sia qui a parlarvi di cultura e politica, che appunto è un argomento per il quale sono totalmente inadeguato, e quindi come è ovvio, quindi lo dico in maniera, se volete, un po' scontata, non posso trattare questo tema con nessuna pretesa, con nessuna ambizione neanche di, non dico di esaustività, ma anche di coerenza. Quello che posso fare, provare a fare, sperando, come dire, contando nella vostra pazienza e nella vostra curiosità, è fare qualche pensiero, qualche riflessione che però vorrei condividere con voi, quindi diciamo io non so quali siano i limiti di tolleranza dell'Associazione Gabella, che ringrazio per l'invito, ma io spero che ci sia poi un dialogo tra noi. Allora, la prima questione, diciamo, che mi porrei è questa: quando noi mettiamo insieme queste due parole, cosa intendiamo per cultura e cosa intendiamo per politica? C'è una definizione che forse è abbastanza semplice, abbastanza immediata. Per cultura intendiamo la scuola, intendiamo l'università e poi per allargamento le case editrici, le riviste, probabilmente intendiamo i teatri, intendiamo il cinema. Intendiamo quello che viene prodotto da alcune istituzioni, centri e associazioni. Quando parliamo di politica intendiamo, scusatemi la rozzezza, ma tanto per capirci, partiti, intendiamo, quando voglio dire, quando dico intendiamo, di che intendiamo oggi qui in Italia nel 2009, i partiti e le istituzioni, no? Pensiamo alla politica, pensiamo al governo, pensiamo al Parlamento. Ecco, proviamo a pensare a una definizione diversa e più ampia. In un libro o intervista che noi abbiamo pubblicato, che si chiama Intervista sulla cultura degli italiani, l'intervistatore, un giornalista di Repubblica, Francesco Erbani, a un certo punto chiede a De Mauro, a grande storico e linguista, ma professore, ma cosa possiamo intendere per cultura? E De Mauro gli risponde: beh, un tempo si pensava che la cultura fosse Dante, Petrarca, Boccaccio, Manzoni, Leopardi, poi si è capito che anche Einstein era cultura, è cultura. E poi abbiamo capito che c'è anche qualcosa che si può definire come tecnologia, che fa parte della cultura. Se oggi, dice De Mauro, dovessi pensare alla definizione più pregnante, più ricca di cultura, adotterei, dice De Mauro, quella che ne danno gli antropologi. E sinteticamente potremmo definire cultura quell'insieme di elaborazioni storicamente determinate, quindi diciamo non parte di un patrimonio genetico, ma che si elaborano storicamente, che rispondono a un bisogno. Questa definizione mi sembra una definizione molto interessante, perché apre un campo molto ampio e nuovo rispetto a una definizione di cultura come quello che ho dato prima. Dicevo, scherzando prima, a Massimiliano, che per esempio fa capire Totò Riina. Non so se avete mai visto Totò Riina in televisione parlare. Beh, è impressionante, perché Totò Riina non sa quasi parlare italiano.
E allora uno dice: com'è possibile che sia capo della mafia, o sia stato capo della mafia, cioè un'organizzazione così complessa, così articolata, così forte, potente, un uomo così incolto? Ma appunto, se diciamo questo, adottiamo una definizione di cultura tradizionale, cioè pensiamo che sia incolto uno che non conosce Dante, Petrarca, Boccaccio, forse neanche Einstein. Ma se adottiamo la definizione di De Mauro, cioè se per cultura intendiamo un insieme di elaborazioni appunto storicamente determinate che rispondono a un bisogno, non è un uomo incolto Rina, ha una cultura esattamente in grado di rispondere a quei bisogni, cioè i bisogni che si rivolgono, come dire, a quell'organizzazione, che quell'organizzazione soddisfa. Probabilmente, immagino, o almeno spero, che nessuno di noi sarebbe in grado di comandare la mafia, perché non ha quella cultura, perché nessuno di noi possiede di quelle elaborazioni storicamente determinate, perché la mafia ha un bagaglio di elaborazioni, diciamo, plurisecolare. Lo stesso esempio si potrebbe fare, ma sarebbe pericoloso, con Moggi. Non so se avete mai sentito Moggi in televisione, più o meno come Rina, come livello di italiano. Eppure è stato uno degli uomini più potenti dello sport italiano. È un uomo incolto? No. Sapeva leggere quei simboli, sapeva parlare quei codici che gli consentivano di gestire un'organizzazione complessa. Questo per quanto riguarda cultura. Quindi c'è una possibilità di adottare una definizione di cultura molto più ampia rispetto a quella tradizionale. Cultura, questo, naturalmente, da questo punto di vista, senza nessuna valenza positiva. Quando uno dice Totorino è un uomo colto, non vuol dire che è una buona cultura, una cultura messa al servizio, diciamo, di una buona azione. È appunto un insieme di conoscenze, di elaborazioni, che può essere messo anche, come succede con i grandi ladri che rubano, perché sono bravissimi e sanno tutto. Non è detto che la conoscenza sia una conoscenza messa a disposizione. Passiamo a politica. C'è una definizione di politica che si adatta molto bene al titolo, quello che non era quello che mi era stato detto, ma quello che è scritto qui, ed è la definizione di politica che dà Sen, Amartya Sen, che voi sapete è un grande economista, premio Nobel e anche filosofo. In realtà non è la definizione che lui dà di politica, ma secondo me va bene anche per la politica, è la definizione che dà di democrazia. Ho citato un libro, La Terza, per, diciamo, essere bipartisan, cito subito un libro di un altro editore. Questo è un meraviglioso libretto che, se non avete letto, vi consiglio, che si chiama La democrazia degli altri, perché la libertà non è un'invenzione dell'Occidente. E in questo libro Sen scrive della democrazia, ma ripeto, se ci mettiamo al posto della parola democrazia, la politica, secondo me funziona, e dice: che cos'è esattamente la democrazia? Innanzitutto occorre evitare l'identificazione tra democrazia e governo della maggioranza, suona un po' attuale questo. La democrazia ha esigenze complesse, tra cui naturalmente lo svolgimento di elezioni e l'accettazione del loro risultato, ma richiede inoltre la protezione dei diritti e delle libertà, il rispetto della legalità, nonché la garanzia di libere discussioni e di una circolazione senza censura delle notizie. E subito prima scrive una cosa molto interessante: una flessione del PIL di circa il 10% può non sembrare eccessiva se si verifica dopo qualche decennio di crescita economica, un tasso anno compreso tra 5 e 10%. Eppure una tale flessione può causare la morte di migliaia di persone e ridurre in miseria molto di più, se il peso della recessione non è condiviso da tutti, ma fatto ricadere sulle spalle di coloro che sono meno in grado di sopportarlo, i disoccupati, eccetera. Dov'è che c'era scritto? Ah sì, scusate, un altro pezzo. Dice: Spesso nell'affrontare i problemi sociali e politici si sottovalutano la portata e l'efficacia di un libero dialogo. Per esempio, la discussione pubblica può svolgere un ruolo importante per ridurre gli elevati tassi di natalità che caratterizzano molti paesi in via di sviluppo. È una cosa curiosa se legge così. Così i risultati di numerose ricerche dimostrano che la netta riduzione del tasso di natalità verificatasi nelle regioni più scolarizzate dell'India è stata decisamente favorita dalle discussioni pubbliche sui suoi effetti negativi, in particolare per le giovani donne, ma anche per la comunità nel suo complesso. Se per esempio in Kerala e nel Tamil Nadu si è affermata l'idea che nell'era moderna una famiglia felice è una famiglia piccola,
Al diffondersi di questa concezione hanno contribuito un gran numero di discussioni e dibattiti. Il Kerala ha ora un tasso di natalità dell'1,7%, simile a quello dell'Inghilterra e della Francia, e molto al di sotto di quello della Cina, che è dell'1,9%. Questo risultato è stato raggiunto senza alcuna imposizione, ma soprattutto grazie all'affermarsi di nuovi valori, attraverso un processo in cui il dibattito pubblico e sociale ha svolto un ruolo essenziale. Quindi l'idea di Sen è: certo, la democrazia è elezioni, ma non bastano le elezioni. Ci sono paesi in cui si sono tenute elezioni e non c'è democrazia. Perché? Perché non c'è dibattito pubblico. L'elezione è un rituale che non è preceduto e seguito da una vera discussione seria pubblica. Ecco, io credo che per politica noi possiamo assumere qualcosa di molto simile a quello che dice Sen, e cioè non la somma di partiti e istituzioni, ma l'insieme di interazioni che soggetti collettivi nella società compiono in nome di interessi, in nome di valori che non sono semplicemente individuali. E questo secondo me è molto interessante, perché se la si pensa così la politica, si smette di scrivere, di dire che tutto quello che è fuori dai partiti è antipolitica. Non so se mi colpisce questo fatto, a me colpisce molto. Antipolitica, perché antipolitica? È un altro modo di interpretare la politica. Se la politica viene pensata come qualcosa che comprende i partiti, ma che non si limita ai partiti, i partiti sono soggetti molto importanti. Io non vorrei, o meglio, penso che in Parlamento la finanziaria è bene che la votino i partiti, ma penso che ci sono soggetti molto importanti. In America, per esempio, ci sono fondamentali associazioni che tutelano interessi di gruppi, di corporazioni, di consumatori. In Italia ci sono movimenti importanti che rappresentano pezzi, diciamo, di opinione pubblica, che appunto nel dibattito pubblico fanno politica, e che non perché non sono partiti o non sono organizzati come partiti non hanno statuto e legittimità di essere politica. In realtà poi alla fine mi sembra che se si adotta questa definizione di cultura e di politica molto più estensiva, alla fine mi sembra che possano essere in qualche modo pensate come due facce della stessa medaglia, la cultura e la politica. In un qualche modo, diciamo, la politica è la parte pragmatica, diciamo, comporta una sfera di azione prevalente, mentre la cultura mi sembra che appunto è una elaborazione, è una faccia analitica, diciamo, della medaglia, di cui la politica è la faccia più pratica. Mi ricordo che anni fa, non so per quale motivo, devo dire curiosamente, perché non ho mai fatto militanza culturale o politica in nessun partito, mi invitarono in un curioso seminario che l'Ulivo all'epoca aveva organizzato, Furio Colombo, Ormai Calabrese, a Gargonza, che era una amena località medievale in cui si erano ritirati questi intellettuali e politici a discutere sul futuro dell'Ulivo. La vicenda era divertente perché non se la filava nessuno questa riunione di Gargonza, finché decisero che avrebbero tenuto la stampa fuori. Nel momento in cui comunicarono che i giornalisti non entravano, diventò un caso nazionale, pagine intere, che dice il meccanismo perverso, diciamo, dei media. La prima sessione era dedicata proprio al tema di stasera, cultura e politica, e tutti si affannavano, intellettuali anche importanti, politici. A un certo punto arrivò D'Alema e con quel suo fare un po' sprezzante disse: ma non avete capito niente, la cosa è ovvia, la politica è una variante dei mestieri intellettuali, cioè è semplicemente quella del politico una variante. Devo dire che D'Alema è una persona intelligente e certamente colta, però la definizione mi ha sempre lasciato molto perplesso, perché mi sembra che nell'uomo politico prevalga un profilo d'azione, e certamente all'uomo politico occorre una visione del mondo per agire, però l'uomo politico ha un problema molto grosso, che è quello del consenso. Un politico senza consenso è fuori di luogo. Il consenso esige la mediazione, esige anche l'opportunità, se non l'opportunismo, diciamo, fare riflessione di opportunità tendenzialmente. Per l'intellettuale non è così. C'è un testo meraviglioso che io vi consiglio di leggere, che è quello che apre la raccolta di Bobbio, Politica e Cultura, che è un vero godimento, un godimento della mente, perché insomma questo è un testo del 51, si chiama Invito al colloquio, di un'attualità straordinaria. C'è una parte sul conflitto di civiltà,
che evidentemente probabilmente all'epoca non era il nostro conflitto di civiltà, ma sempre riguardava Oriente e Occidente. E comincia dicendo: il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze. L'uomo di cultura ha il suo modo di non appartarsi, che è quello di riflettere di più di quel che si faccia di solito negli istituti ufficiali della cultura accademica sui problemi della vita collettiva, dalla costituzione del potere alla funzione dei sindacati, dalla disoccupazione alla pianificazione, dalla tutela della libertà civile al provvedimento del benessere, e di discutere un po' meno con i propri colleghi sul primato del pensiero e dell'essere. Qui ci sono alcuni universitari, credo in sala, possono capire bene di che cosa Bobbio stia parlando. Ha il suo modo di impegnarsi, quello di agire per la difesa delle condizioni stesse e dei presupposti della cultura. E se vogliamo, ha anch'egli il suo modo di decidere, purché si intenda bene che egli non può decidersi che per i diritti del dubbio, contro le pretese del dogmatismo, per i doveri della critica, contro le seduzioni dell'infatuazione, per lo sviluppo della ragione, contro l'impero della cieca fede. E dice, al di là del dovere di entrare nella lotta, c'è per l'uomo di cultura il diritto di non accettare i termini della lotta, così come sono posti, di discuterli, di sottoporli alla critica, della critica della ragione. Al di là del dovere della collaborazione c'è il diritto di indagine. Rifiutarsi di porsi i problemi in termini di rigide alternative o di qua o di là, dice Bobbio, non significa risolvere in termini bassi di accomodamenti, un piede di qua, un piede di là. Gli accomodamenti appartengono, se li vuole fare, all'uomo d'azione, ecco la differenza col politico, che deve fare gli accomodamenti perché è parte del suo lavoro, ma l'intellettuale no. Scrive sempre Bobbio: la terza forza è un fatto politico, per l'intellettuale non si tratta di costituire una terza forza, ma di sapersi valere con serietà e destrezza dell'unica forza che è la sua, l'intelligenza. All'uomo di cultura non spetta altro compito che quello di capire e di aiutare a capire, e se nell'esercizio del suo compito favorisce lo spirito di compromesso anziché quello di rissa, sarà tanto di guadagnato per la causa della pace, purché, si intende, sia ben chiaro che dall'intelligenza del problema lo spirito di compromesso non deriva come necessaria conseguenza, perché può derivare con ugual diritto la conseguenza contraria, cioè l'esclusione di ogni possibilità di compromesso. L'importante è che l'uomo di cultura, quando è impegnato nella sua funzione, che è quella di capire, non si lasci frastornare dagli zelatori di ogni ortodossia e dai pervertiti di ogni propaganda. Insomma, Bobbio era un uomo moderato, ma quando voleva usare parole forti lo faceva, i quali saranno sempre pronti a gettargli in faccia l'accusa che egli, per il fatto che non sceglie l'alternativa di destra, tradisce la civiltà, o per il fatto che non sceglie l'alternativa di sinistra, si oppone al progresso. Poi, insomma, si potrebbe andare avanti tutta la sera, perché in realtà, piuttosto che sentire inutili cose dico io, si potrebbe leggere questo testo, ma lo farete voi. Quindi a me pare che la definizione di D'Alema sia molto riduttiva. In realtà esiste una differenza molto forte tra il mestiere del politico e quello dell'intellettuale, pur essendo politica e cultura appunto in parte due facce della stessa medaglia. Ecco, tornando al tema di come interagiscono le due cose, c'è un problema ovviamente molto forte, cioè se l'intellettuale è qualcuno che ricerca la verità senza preoccuparsi della mediazione e del compromesso, ha però l'intellettuale il problema di porsi il dubbio sulle conseguenze di quello che fa? Non solo nel caso evidente di un fisico che studia la scissione nucleare, ma anche nel senso del filosofo, del sociologo, le cui idee possono essere riprese equivocandole, travisandole, strumentalizzandole dal politico. Ecco, l'intellettuale in qualche modo deve assumersi la responsabilità di prevedere le conseguenze? Questo è un problema che dal punto di vista ha una traduzione anche editoriale, nel piccolissimo il lavoro editoriale, perché uno dei problemi che ha un editore è quello che
pubblica un libro pensando che quello sia un buon libro, ma non lo pubblica per i posteri, lo pubblica per i contemporanei, lo pubblica perché quel libro sia letto. Non gli basta documentare l'esistenza di quel libro e metterlo in una biblioteca, vuole che quel libro circoli, che quel libro aiuti la discussione, appunto come direbbe Senni, il dibattito in pubblico. E come fare? Beh, spesso bisogna semplificare, bisogna trovare un titolo molto forte che colpisca l'immaginazione. Pensate quanto sono stati importanti in questi anni i titoli di grandi libri, Gomorra, no? Il libro di Saviano avrebbe venduto tanto se non avesse avuto quel titolo così forte. Mi viene in mente il titolo della Fallaci, cos'è? La rabbia e l'orgoglio, ecco. Ma anche più semplicemente, insomma, Va dove ti porta il cuore, cioè, quasi tutti i grandi bestseller hanno titoli molto forti, titoli che in parte possono anche tradire il contenuto, e l'editore ha il compito di fermarsi in un punto in cui ritiene che il titolo costituisca una forzatura ma non tradisca il contenuto, perché se poi io riesco a ottenere la diffusione del libro ma a patto di stravolgere il contenuto non faccio un buon lavoro. E non è facile. Mi viene in mente un esempio: noi abbiamo appena pubblicato un libro di uno storico inglese, si chiama Christopher Duggan, che si chiama La forza del destino, è una storia d'Italia, dall'Italia napoleonica ad oggi, dove il tema fondamentale è la difficoltà a riconoscersi gli italiani, diciamo, nello Stato e a trovare, come dire, un'identità nazionale condivisa. Questa idea l'abbiamo promossa molto fortemente ed efficacemente, fino al punto che se ne è parlato a TV7, che è un contenitore generalista, al direttore del TG1, a Gianni Rotti, è piaciuto, e tutta la trasmissione era dedicata al libro, con vari interventi, e continuamente dicevano a Duggan: vabbè, lei che non crede nella nazione, lei non crede che l'Italia sia una nazione. Lui ogni tanto cercava di fare qualche gesto per dire che non era proprio così. Alla fine, quando all'ultimo ha potuto parlare, ha detto: veramente io non penso che l'Italia non sia una nazione, penso soltanto che voi continuamente ne parlate di questo da un secolo e mezzo, continuate a chiedervi se siete una nazione, quindi qualche problema lo avete. Semmai, disse Duggan, penso che il problema sia nell'integrazione, nel rapporto ai cittadini e allo Stato, che è un'altra cosa, e quindi nella difficoltà di identificazione, diciamo, nello Stato unitario. Ecco, in quel caso, come dire, la promozione che abbiamo fatto nei confronti di quel libro è stata efficace o non è stata efficace? È stata efficace arrivare a fare una trasmissione di TV7 che va in onda con una certa audience per un libro che, come dire, di un professore universitario, ma il prezzo che abbiamo pagato era giustificato o no? Forse sì, no? Però non sempre sì, la regola, perché pur che se ne parli, è una regola che per quanto mi riguarda non ha senso. Quindi il problema di prendere in conto, appunto, le conseguenze da parte dell'intellettuale, da parte di chi fa cultura, è un problema aperto, e non credo ci siano risposte facili. Non è facile dire non ne deve prendere in conto, ma anche tenere in conto troppo, porsi troppo il problema di dire: ma se io faccio questa cosa, poi io scrivo questa cosa, poi potrebbe essere usata male, può diventare una camicia di forza per l'intellettuale, che deve essere anche libero di scrivere una cosa che poi magari è usata male, ma intanto lui la fa perché lui pensa che sia vera o si avvicini alla verità. Nel rapporto tra politici di professione e intellettuali, oggi mi sembra che ci sia una divaricazione molto forte. Io ricordo che rimasi piuttosto infastidito dal grido di Nanni Moretti, vi ricordate, al comizio, che disse: con questi politici Berlusconi governerà per i prossimi 50 anni. Ma devo dire che oggi rivaluto quel grido e penso che effettivamente segnalava un tema molto forte. Ma la cosa più interessante fu il modo in cui Fassino, che era lì sul palco, rispose. Fassino rispose convocando un convegno che durò un giorno, in cui sfilarono tutti gli intellettuali di area di sinistra sulla cultura. Allora, se questa è l'idea che la politica ha, di fare in un giorno un convegno sulla cultura, in cui ognuno aveva 5 minuti, Fassino è seduto lì con aria mesta ad ascoltare, poi fece le conclusioni, non si capisce come. E io non andai a quel convegno, no, non perché io non vada a convegni di partito,
come dire, per scelta non abbiamo mai, mio cugino ed io con cui lavoriamo, non abbiamo mai firmato appelli, salvo uno che è l'ultimo che hanno fatto per Eluana, la consulta di bioetica, ma generalmente non pensiamo che la politica per l'appunto si fa pubblicando i libri, ma non è quel convegno, perché consideravo veramente triste e umiliante essere invitato a un convegno sulla cultura. Che vuol dire? Se invito a un convegno sull'editoria, vado invitato dal Partito Democratico, dai DS, come da qualunque altro partito, perché sono, ho una competenza, ma la cultura che vuol dire? Non vuol dire niente, infatti fu totalmente inutile. E a volte sembra che la politica oggi utilizzi gli intellettuali non più per i grandi scenari, per i grandi disegni, come era un tempo, no? Gli intellettuali facevano grandi progetti, ma più seriamente, concretamente per le competenze tecniche, no? Sono in Parlamento alcuni intellettuali che sono in realtà più che intellettuali, sono dei tecnici. E però la linea di confine è molto difficile da tracciare. Prendiamo il caso di Ignazio Marino. Ignazio Marino porta in Parlamento una competenza, non c'è dubbio, però poi Ignazio Marino, come sempre è ovvio, non è soltanto un competente, ma anche una persona che ha una sua idea di quale sia, diciamo, la possibilità di intervento sulla vita, sulla morte, no? E a questo punto Ignazio Marino non è ricandidato alla Commissione Sanità, gli si preferisce una persona che risponde di più, diciamo, a una linea più moderata, non so come definirla. E allora in questo caso l'intellettuale non serve più neanche quando porta una competenza. Detto questo, in tutto questo discorso però, secondo me, rischiamo un po' la strattezza se non consideriamo una cosa fondamentale, cioè oggi, 18 febbraio 2009, secondo me non si può fare un discorso, almeno io non lo posso fare, cioè non si può fare, lo possono fare, appunto, lo possono fare meglio di me tanti altri, ma io non posso fare un discorso su cultura e politica senza affrontare quello che secondo me è un nodo decisivo, e cioè la televisione. Cioè il 90% degli italiani vede regolarmente, quotidianamente la televisione, pare mediamente, io faccio fatica a credere, 3 ore e mezza. Il 15% degli italiani legge i giornali, 15%, e il 5% degli italiani legge regolarmente libri. Lo squilibrio è talmente forte che la formazione politica degli italiani avviene sostanzialmente attraverso un canale, che è la televisione. E vorrei farvi un esempio, e per farvi questo esempio vi voglio dare un grafico, adesso mi sono portato, eccolo qua. Questo grafico, anzi facciamo così, distribuisca lei così io intanto parlo. Questo no, perché sennò non c'è la registrazione. Questo grafico parla del problema della sicurezza. E voi vedete sul grafico ci sono 3 linee. Vabbè, intanto prima che vi distribuisce vi dico, questo grafico io l'ho trovato in un dattilo scritto di Michele Polo, che è un professore della Bocconi, che sta scrivendo per un libro sul pluralismo, ed è frutto dell'elaborazione della Fondazione Unipolis, dell'Osservatorio di Pavia e di una società di ricerca che si chiama Demos. Grazie Massimiliano per l'aiuto. Non sono la valletta perfetta televisivamente, ma come vedete nel grafico ci sono 3 linee. Una che riguarda il numero dei reati, quella più bassa, la seconda le notizie date nei telegiornali, qui stiamo parlando soltanto dei telegiornali Mediaset e Rai, e la terza la percezione degli italiani. Nei reati ci sono tutti i reati, diciamo, più rilevanti, omicidi, stupri, rapine, insomma tutti i reati più rilevanti, omicidi, lesioni, sequestri di persona, violenza sessuale, furti e rapine, estorsioni, usura, associazione di delinque, spaccio di stupefacenti, prostituzione, immigrazione clandestina, quindi diciamo i reati di cui si parla sono tutti qui. Questi reati, come vedete, crescono leggermente fino al secondo semestre 2006 e poi diminuiscono. Poi ci sono le notizie. Allora, come vedete, le notizie crescono molto fortemente dal secondo semestre 2006. Per scendere nel merito, nel solo 2007 il TG5 trasmette 1510 notizie su questi reati. Studio aperto 1288, il TG1 1000,
1030, il TG2 e TG4 730, ultimo il TG3 con 535. Quindi tra il TG5 e il TG3 c'è un rapporto 1 a 5. La percezione degli italiani, che qui è rilevata solo dal primo semestre, come vedete segue la curva sostanzialmente delle notizie e invece non ha nulla a che fare con la curva dei reati, che appunto a partire dal primo semestre 2007 scende. È possibile, domanda retorica classica, è possibile che non ci sia alcun rapporto tra queste curve e la cadenza del governo Prodi? Cioè, si tratta di una pura e semplice, come dire, contemporaneità. Naturalmente le correlazioni sono sempre da prendere, con le molle. C'era quella battuta che raccontava una volta Tullio De Mauro, che un famoso scienziato diceva: adesso vi dimostrerò una correlazione perfetta, vedete questa pulce? Salta! E la pulce saltava. Gli levo una zampina, salta! Saltava sempre, gli levo due, salta, e la zampina, alla fine gli levo tutte, questa povera la pulce non salta più, dice, quando levo tutte le zampine la pulce diventa sorda. Questa è la correlazione perfetta, diciamo, scientificamente. Quindi sulle correlazioni bisogna sempre come dire, avere dei dubbi. Però qui obiettivamente il ruolo politico della televisione viene fuori in maniera straordinaria, e appunto il ruolo politico della televisione non è nella dichiarazione di La Russa o di Veltroni o di Berlusconi, ma è in questo. E nel prendere la leva della sicurezza, che è uno dei grandi temi, ovviamente giustamente, che stanno a cuore i cittadini, e come dire, lavorarla, no? Dice: ma la televisione fa il suo mestiere, l'audience, sì, però mettiamo accanto a questa osservazione un'altra osservazione, e cioè chiediamoci qual è il grado di pluralismo. Allora, banalmente, diciamo, anche qui scusate per la banalità, se io comparo tre settori, televisione, giornali e case editrici, io vedo che ci sono almeno 15 case editrici nazionali importanti in Italia, almeno. Le ho segnate qui, così ve le potevo segnalare, così faccio pubblicità a tutti i colleghi. Mondadori, che detiene il 30% del mercato, Rizzoli, De Agostini, il gruppo GEMS, cioè il gruppo che mette insieme Longanesi, Guanda, Garzanti, Chiare Lettere e altre sigle, Feltrinelli, che controlla la maggiore catena di librerie italiane, Il Mulino, Zanichelli, Bruno Mondadori, E.O., Sellerio, La Terza, Donzelli, Sperling e Kupfer, Baldini e Castoldi, Adelfi, Bollati e Boringhieri. Sono tutte case editrici più o meno grandi, ma che sono su tutto il territorio nazionale, e sono case editrici che hanno anche libri nella classifica dei bestseller, voglio dire che hanno un ruolo, come dire, importante. I giornali nazionali, beh, siamo già molto meno, ma comunque nessuno potrà negare che in Italia ci sono almeno 6 giornali nazionali: Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 Ore, L'Unità, poi ne avevo messo un sesto, chi era? Messaggero no, ne avevo messo un altro, Manifesto? Vabbè, insomma, diciamo, ci sono almeno 6 giornali nazionali e poi ci sono grossi giornali locali. Televisioni? 2. Come voi sapete, La 7 in molte zone d'Italia non si vede, quindi anche tecnicamente non è nazionale. Poi ci sono grandi televisioni locali, da noi in Puglia, cioè quella che si vanta di essere la più grande televisione locale italiana, che è Telenorba, sarà grande, sarà forte, la pasta di Vella gli dà un sacco di pubblicità, ma a qui non mi risulta che vediate Telenorba, quindi diciamo 2 sono le televisioni nazionali. E questo è, come dire, un dato obiettivo che fa un problema rispetto a quello che dicevo prima, cioè se il 90% degli italiani si forma la propria opinione sulla televisione e soltanto il 15 legge i giornali e il 5 legge i libri, vuol dire che c'è più della metà degli italiani che ha un unico canale di formazione, diciamo, di informazione, e questo unico canale è monopolizzato da 2 soggetti, e quando capita che il proprietario di uno dei 2 soggetti sia anche primo ministro, allora, qual è il problema, ritornando a parlare di cultura e politica, e che tipo di cultura fa la politica italiana? Cioè, lo sapete meglio di me, insomma, è lo stile di vita fondamentale che trasmette la televisione. Il Grande Fratello è una trasmissione che fa cultura o fa politica?
informa di sé i comportamenti degli italiani e quindi, come dire, propagando uno stile di vita, ma anche, non so, il medico in famiglia, le soap opera. Io credo che questa cultura oggi condiziona la politica molto di più di tante altre cose, molto più dei libri, molto più dei libri. E non è un caso che i politici si precipitino ad andare a Domenica Inn. Un tempo scrivevano i libri, adesso un po' meno, ma vanno a Domenica Inn, vanno in qualunque trasmissione leggera, perché sanno che quella trasmissione ha una valenza politica, perché quella trasmissione fa lo stile di vita, condiziona i comportamenti, molto di più di altri. In questo senso bisogna dire che la cultura, perché è una cultura, appunto secondo la definizione di De Mauro, risponde a dei bisogni della televisione commerciale, quella che in Italia ha avuto l'impronta fondamentale di Berlusconi, i suoi stereotipi, i suoi ritmi, cioè una cultura appunto prodotta da Mediaset, è oggi largamente la cultura prevalente nel nostro paese. Non c'è soluzione di continuità tra questa cultura e Berlusconi che fa le corna alla foto dei capi di Stato, vi ricordate, faceva la corna, è la stessa cosa, che racconta le barzellette sporche alla prima ministra, non so, finlandese, quello che dice ci vogliono tanti poliziotti per quante belle donne, è la stessa cultura, cioè lui è parte di quella cultura, che è una cultura che fa opinione, che la costruisce, lui stesso appunto ne è una parte integrante, in questo ci crede, la condivide, non... ed è la trasmissione, cultura di trasmissione come Drive-In, La Sai L'Ultima, La Corrida, eccetera. Una cultura che si può definire populista, secondo me, perché cerca di compiacere il pubblico attraverso un uso molto spregiudicato del senso comune, dei doppi e tripli sensi, ma non è una cultura democratica, come ci viene spesso detto, perché ci viene spesso detto no, è democratica perché fa audience. Gli indici di ascolto sono molto ampi, vi ricordate l'altro giorno la polemica con Mentano, ho detto ma il Grande Fratello ha fatto 8 milioni, quindi cosa volete? Noi siamo una emittente democratica, ma non è democratica, primo perché la sperimentazione di prodotti nuovi è praticamente assente da questa cultura se non in orari impossibili, e poi perché le trasmissioni scomode anche di successo vengono eliminate, ma soprattutto perché c'è un dato molto più di fondo, e cioè che c'è una continua opera di manipolazione dell'opinione pubblica. D'altra parte, che cos'è il sondaggio, se non questo? E cos'è l'audience se non parte di questo? Una volta Pagnoncelli, che è un sondaggista bravo, in gamba, mi raccontò che il giorno che uscì una notizia in prima pagina di tutti i giornali di uno stupro terribile che era stato fatto nei confronti di una bambina, lo chiamò Vespa e gli disse: mi fai un sondaggio per stasera sulla pena di morte? E lui disse no, perché se io faccio il sondaggio oggi con la notizia che è uscita stamattina non esprime un'opinione meditata degli italiani, esprime una suggestione, un'emozione, un condizionamento. Ma questo è il modo in cui fanno le trasmissioni televisive e fanno l'audience, calcolano l'audience. Ve lo ricordate il famoso sondaggio che facevano, che fecero sui soldati americani per chiedere alle famiglie se volevano che andassero in Vietnam? Era un esempio canonico, c'erano tre modi di porre la stessa questione. Si poteva chiedere: sei d'accordo che l'America difenda la libertà dove è minacciata dalla dittatura comunista del Vietnam? 90% degli americani dicevano sì. Secondo modo: sei d'accordo che soldati americani combattano in Vietnam per la libertà contro il regime comunista? Già questo scendeva un po', però era sempre... Ma c'è un terzo modo: sei d'accordo che i nostri ragazzi rischino la vita in Vietnam contro i Viet Cong? Guardate che è la stessa domanda, è la stessa domanda. Crollo, il 30% diceva sì. Ecco, allora non è democratica questa televisione, è una televisione di manipolazione, è una cultura populista, è una cultura il che pensa che, diciamo, il riscontro a manipolazioni emotive, la televisione è essenzialmente un media emotivo. La caratteristica che fa della televisione la potenza straordinaria che ha è la contemporaneità, il fatto che tu vedi le Twin Towers in tutto il mondo lo stesso giorno, che tu vedi i funerali di Lady Di nello stesso giorno, ti senti parte di una comunità, e la potenza emozionale.
Questa manipolazione emotiva, quando si arriva alla politica, è pericolosissima, perché vuol dire che noi prendiamo decisioni non sulla base di una razionale interpretazione di informazioni. Il problema della sicurezza ne è un caso eclatante, ma sulla base di una suggestione, di un'emozione, di un condizionamento, perché se io so che il 70% degli italiani dice fuori gli immigrati dai coglioni, è molto difficile che io dica io faccio onestà nel 30%, e mi viene dato per scontato che il 70% degli italiani dice questo. Ecco allora che cosa, qual è il di fronte a questa fortissima potenza televisiva, e in particolare il problema che in Italia questa televisione è fatta da non solo controllata e gestita, ma da uno che la sa fare, che la conosce dall'interno, che è quello che in assoluto la sa fare di più, e che quindi questi meccanismi li conosce profondamente e li porta in politica. Voi sapete che quando Berlusconi fa i comizi o fa le sue convention, perché le chiama così, vuole sempre cameraman suoi, impone alla RAI di comprare i servizi già fatti da lui. E perché? Perché questi hanno tecniche di ripresa che sono fatte apposta, planando, lo riprendono sempre al basso, lui un po' bassino, eccetera. Cioè, come dire, per Berlusconi è fondamentale il modo in cui tu porti allo spettatore, no? Ecco, naturalmente ci sono degli anticorpi, ci sono degli anticorpi nella stessa televisione, ci sono dei giornalisti che fanno bene il loro lavoro, e poi ci sono degli anticorpi nel fatto che per fortuna l'Italia è un paese plurale, pluralista, è un paese dove ci sono delle associazioni, dei gruppi di interesse che resistono a questa fortissima capacità della televisione di suggestione, non solo nell'editoria, ma in tutto il paese. Nel mio piccolissimo di lavoro abbiamo cominciato da qualche anno a fare un'attività con amici che lavorano nelle biblioteche, nelle librerie, di creazione di una rete di gruppi di lettori che si chiama Presidi del Libro. La parola viene dal slow food, che ha i presidi del gusto, e così come loro tutelano la biodiversità, quello che Petrini chiama biodiversità, io penso in tutti gli altri campi si debba tutelare la biodiversità, cioè la scelta, la libertà e la varietà di scelta, che vuol dire trovare dei libri nella propria città, trovare molte librerie, trovare biblioteche, accedere a questi. E questa rete di gruppi di lettori si incontrano e discute, come stiamo facendo noi stasera, a partire dai libri, ma andando oltre i libri. Sono piccole comunità che si mettono in rete e si rafforzano, perché un gruppo che sta a Ruvo di Puglia si sente un po' isolato, sta in una rete di 50 gruppi in tutta la Puglia, può succedere come è successo che perfino Umberto Eco vada a Ruvo di Puglia. Ma quando Umberto Eco va a Ruvo di Puglia non ci va a presentare il suo libro, e questa è una differenza non da poco, ma perché tutto l'anno quel gruppo di lettori ha lavorato sui temi della lingua, ha letto anche i libri di Umberto Eco, ma non solo, e discute con Umberto Eco di quel tema. Qui non c'è una ricezione passiva, c'è un'effettiva attività di quel gruppo. La rete lo aiuta ad arrivare sui giornali, ad avere un po' di pubblicità, e quindi il sindaco gli dà attenzione perché non è soltanto un gruppo così, e poi fanno manifestazioni pubbliche. Questa rete è un piccolo anticorpo. Uno straordinario nostro autore, Paolo Sido Slabbini, un giorno mi chiamò e disse: ho preparato una raccolta dei miei articoli, erano gli articoli più politici, e ho trovato il titolo. E dice: qual è l'articolo, Paolo? E lui disse: il titolo è Berlusconi e gli anticorpi. E io dissi: ma perché? Dice: perché gli stronzi ci sono dappertutto, a noi ci mancano gli anticorpi, questo è il nostro problema. Ecco, gli anticorpi sono il vero problema, perché i Berlusconi esistono dappertutto, in tutto il mondo. Il problema è: ci sono paesi che resistono ai Berlusconi e che sono in grado, come dire, di opporre ai Berlusconi difese forti e impedirgli, come dire, di arrivare a un certo punto. Probabilmente molti Berlusconi rimangono a fare quello che sanno fare meglio, cioè magari fanno gli immobiliaristi, mettono su una televisione, ma non arrivano. Ecco, io vi ho portato stasera un manifesto della lettura che abbiamo preparato con questi amici, che dice alcune cose semplici. La lettura è un lievito di sviluppo sociale. Non è un caso che in tutti i paesi dove si legge di più
sono anche paesi in cui diciamo sono più moderni, più aperti, si va più su internet, non è vero che c'è un'alternativa tra navigazione su internet e lettura. Tutti gli indici di modernità, perfino l'uso degli anticoncezionali è correlato positivamente con la lettura, cosa che io considero diciamo significativo. In Svezia, in Norvegia, in Danimarca, in tutti i paesi dove si legge di più sono paesi più aperti, più la donna ha una posizione migliore nella società, eccetera. E anche qui è una correlazione casuale, è soltanto una correlazione a un senso, cioè più moderni quindi leggono di più o è anche viceversa? O anche che forse leggere allunga lo sguardo, rende più capaci di interpretare anche le trasformazioni di una società complessa. E allora questo gruppo ha elaborato un manifesto che poi mi piacerebbe voi leggeste, ho portato anche delle formulari da firmare perché l'abbiamo portato a Napolitano, lo riporteremo al suono del libro, per chiedere alcune cose semplici, per esempio di fare ogni anno una giornata del libro in cui il libro vada nelle piazze, perché il libro deve uscire dai luoghi sacri dove molta gente entra con circospezione, con timore, va ad andare nelle piazze e fare book crossing, vendita, scambio. Le biblioteche devono cambiare, devono diventare strumenti di promozione della lettura sul territorio, ce ne sono, ci sono esempi straordinari in Italia nonostante tutte le carenze, non solo in Emilia che è una regione da questo punto di vista fortissima, ma perfino in Sicilia, perfino in Puglia dove c'è quasi il deserto, ci sono dei bravi bibliotecari che fanno un'azione straordinaria per i bambini e per altre cose. Chiediamo in questo manifesto che si parli dei libri in televisione, ma non nelle trasmissioni ghetto dove c'è un signore che fa così, allora cominciamo, cioè quello si annoia, già chiude subito, ma per esempio come consigli per gli acquisti, come direbbe Costanzo, cioè cosa impedisce che mentre io do le notizie su Gaza faccio scorrere un paio di libri, li faccio scorrere, tu stai vedendo una cosa drammatica, ti faccio capire, no? Dicevo prima dell'impatto emozionale delle Twin Towers, una cosa molto interessante è che nelle settimane dopo l'assalto alle due torri la gente ha letto più giornali, ha cercato nei giornali una spiegazione e poi a un certo punto ha cominciato a leggere più libri, perché quella era una manifestazione troppo complessa per risolversi in un articolo, non so come dire, dovevi cercare di capire qualcosa di più. E da questo punto di vista appunto il libro è un contributo positivo che credo, di cui credo il nostro paese abbia molto bisogno, e questo risponde secondo me, quest'ultima cosa, anche abbastanza a questa cosa che c'è scritta qui, e cioè la diffusione del sapere come azione politica. In questo senso io credo che ognuno di noi è chiamato a fare politica integralmente, non necessariamente nei partiti, io non ho nulla contro che uno a un certo punto come Massimo Cacciari, grande filosofo, si metta a fare il sindaco di Venezia, benissimo, però non è l'unica azione politica. Finché questo paese continueremo a chiederci fai politica intendendo sei iscritto a un partito, porremo una limitazione gravissima. Io credo che fare una cosa come i presidi del libro sia un'azione politica, e ciascuno di noi fa politica, se ne renda conto o non se renda conto, della propria vita, associandosi, mettendosi insieme, rivendicando un proprio diritto, come dire, è un'azione politica altrettanto dignitosa e altrettanto importante per la società. Sapete, c'è il libro famoso di Patton che si chiama quello sul capitale sociale, in cui lui comincia dicendo che un giorno si vede che a Chicago un operaio nero ha bisogno di fare un trapianto del rene e glielo dona un giovane impiegato bianco che ha 30 anni di differenza, è bianco, viene da un quartiere ricco, questo signore, e si chiede ma perché? Perché tutti e due giocano insieme nella stessa lega di bowling, e il libro si chiama Bowling Alone, perché vuol dire non c'è più il capitale sociale, quello è il capitale sociale, è anche mettersi insieme, come dire, e fare una lega di bowling, no? Cioè la politica è la capacità della società di associarsi, di mettere insieme, di rivendicare i propri diritti, di fare azione positiva, e da questo punto di vista credo che ognuno di noi ha molto lavoro da fare. Quindi io mi scuso con voi perché ho espresso cose abbastanza confuse e sparse, però invitando un editore, secondo me, almeno nel mio caso, molto più di questo non potevate pensare di avere. Dunque cercherò di essere il meno retorico possibile. Tra le tante cose interessanti che Giuseppe La Terza ci ha detto, immaginavamo che i nessi tra la politica e la cultura fossero infiniti, pieni di sfumature e molto intricati, non sapevamo che invece tra letture anticoncezionali ci fosse un rapporto così univoco e così diretto, e sicuramente abbiamo preso una cosa in più, estremamente utile.
Rispetto a Putnam, questa è una regione simbolo, nel senso che uno dei grandi libri di Putnam, Making Democracy Work, parla tantissimo dell'Emilia e appunto di quell'equivalente delle leghe del bullying che sono le tantissime manifestazioni dell'associazionismo e del volontariato emiliano, di cui la Gabella è per l'appunto un'espressione. Io credo che la cosa migliore a questo punto sia, avete Beppe e Giuseppe la terza qui, come dire, interloquiamo e dialoghiamo. Potete parlare su internet, no? Perché a differenza della televisione tutti possono esprimere delle cose su internet. Nella televisione passiva, cosa potrebbe comportare appunto questo passaggio dall'era televisiva all'era informatica, della rete? In che senso? Cioè, noi adesso del campo della televisione siamo comunque, noi vabbè, siamo nati come TV di strada, e una delle cose che diciamo all'inizio era quella che il motivo per cui facciamo televisione, noi non la sapevamo fare, era perché la televisione ufficiale faceva abbastanza schifo dal nostro punto di vista. E invitare le persone a chiudere la televisione a venirsi in sale come questa e a partecipare a dei momenti di socialità, di incontro. Adesso c'è un passaggio comunque molto forte, almeno tra i ragazzi molto giovani, sono sempre di più le serate, a parte Grande Fratello, altre trasmissioni, in cui invece di fronte alla televisione si passa comunque il proprio tempo serale, il proprio tempo libero di fronte alla rete, lì si è connessi in modo ancora più diretto con tutto il mondo. In più non si è soltanto passive rispetto comunque delle emozioni che ti vengono rivolte da qualcun altro dall'esterno, sì. Ma sei anche tu che produci delle emozioni. I social network comunque sono uno strumento continuo in cui tu esprimi qualcosa. Inoltre sono strumenti in cui comunque, soprattutto i più giovani, comunque magari invece la nuova TV YouTube, insomma. Cosa può provocare questo da un punto di vista di cambiamento? Cioè mi vuole fare il futurologo? No, però quello, è già in atto questo, cioè non è una cosa che non, ancora, cioè non c'è ancora. È molto difficile da dire, non lo so, ho letto in questi giorni anche qui l'unica cosa che può fare l'editore è parlare dei libri perché non è mai farina del suo sacco, un testo che forse diventerà un libro, anzi penso diventerà un libro di una persona di grandissima intelligenza, si chiama Francesca Antinucci, che è un allievo di De Mauro, un linguista, si è occupato molto, molto di queste nuove tecnologie, nuovi media, però dal punto di vista umanistico, e lui diceva con la nuovo, come si chiama quello, iPhone, io mi trovo in una città che non conosco, non so, Malmo, si dice così, non so, quella con due, e devo scegliere un ristorante, allora digito sul mio iPhone e lui connette la ricerca del ristorante con la classifica dei ristoranti più apprezzati dagli utenti e mi dice rapidamente dove sto, i ristoranti vicini per categoria, c'è cioè quello di cucina francese, quello locale, c'è cioè indiano, più votati, no. Quindi associa Google con l'elenco dei ristoranti, il luogo eccetera, a questo punto vado lì e trovo una fila lunghissima perché tutti gli utenti di iPhone sono là, faccio la fila per un'ora e alla fine mangio scadente, dice oibò, com'è che posto è scadente? Sì, perché il problema è come si arriva a votare quel ristorante? Lo votano tutti quelli che usano iPhone? No, ci sono tre categorie, dice lui, che di solito esprimono pareri, votano, fanno recensioni: gli entusiasti, gli incazzati e le prime donne, che non sono rappresentativi. E di solito, diciamo, quello che ne viene fuori non è necessariamente il miglior ristorante. Però è quello che mi condiziona, perché non è non è il ristorante scelto dal critico gastronomico, è quello che la maggioranza di noi vuole. E quindi devo riflettere su questo, perché sempre di più in un meccanismo di comunità, lui dice l'evoluzione è, prima utilizzo le tecnologie semplicemente come rendere più, che rendono più rapido un meccanismo che è già presente, cioè io parlo con un altro, vado su internet, uso come si chiama la Skype, poi ho
passo al fatto che io posso parlare a più persone. Poi appunto la comunità, no? Social network, come che si chiamano, diciamo, questi Facebook. Però poi il risultato che si produce è che appunto io sono condizionato dal fatto che tutti scegliamo di leggere questo libro, leggo questo libro. Che cosa vuol dire questo in termini di condizionamento? Vorrà dire una crescente omologazione al parere appunto della maggioranza? Oppure invece no, è una libertà di scelta, è una possibilità di scelta. Su Facebook ci sono molti pareri diversi, ci sono persone che hanno cominciato a ritirarsi da Facebook perché non ne possono più di essere bombardati in messaggi. Vuoi diventare mio amico? Dice no, non voglio diventare tuo amico. Perché devo sempre diventare tuo amico? La mail, per esempio, è una cosa straordinaria, è di una velocità pazzesca, mi consente di comunicare con chiunque, però per esempio determina un galateo. Se io non rispondo entro una mezza giornata, sono un buzzurro. Cioè quello mi comincia a dire, ma che succede? Stai male? Hai un problema? E dice no, io semplicemente non ti voglio, cioè non sono in condizione di risponderti. Che cosa questo comporta dal punto di vista, diciamo così, delle relazioni sociali e quanto di questo strumento o di strumenti formidabili verrà usato in positivo e quanto invece verrà usato in negativo non lo so. La televisione da questo punto di vista è un po' inquietante, perché la televisione è di per sé uno strumento straordinario. Straordinario. Quando ci fu lo scoppio di Tangentopoli, Santoro faceva le prime trasmissioni, vi ricordate? Non mi ricordo come si chiamava all'inizio, non era Samarcanda, c'era la prima trasmissione di Santoro. E più che le cose in studio, la cosa molto interessante erano i servizi in esterna, quello che adesso fa Iacona per capirci in televisione, cioè lui andava sui, per esempio, i cantieri di mafia e chiedeva: ma è vero che voi avete avuto questo lavoro grazie all'assessore? Questi non parlavano, ma non c'era non importante, li vedevi. Cioè la televisione dava il suo meglio, perché per l'appunto la televisione è suggestione, è impressione, vedere le facce di questi. Certo, se poi la televisione diventa 2 settimane di delirio su Eluana, di disinformazione sistematica, io ho sentito con mia moglie, a un certo punto abbiamo fatto un salto sulla sedia, tale Lupi, Maurizio Lupi, dire quando imboccano Eluana, Eluana se le mettevi un goccio d'acqua con si strozzava e moriva. Questo è il capogruppo, vice capogruppo di Forza Italia, e nessuno l'ha fermato. Cosa è il presidente? Cosa vice presidente della Camera? Nessuno l'ha fermato, e questo è passato, io non so quanta gente, spero poca, era da Gad Lerner, spero pochissima in quel momento lo sentisse, ma nessuno l'ha fermato. Quando Alemanno o chi era la Russa dicono in galera devono andare gli stupratori e nessuno gli ricorda che l'habeas corpus risale al XIII secolo ed è una conquista di civiltà che io non posso stare in galera, salvo in alcuni casi, se non dopo la sentenza. E nessuno gli dice: scusami, tuo figlio, se andava quella sera che è stata stuprata la povera ragazza, tuo figlio in mezzo a 3.000 persone, chi l'ha mai detto che non avrebbe potuto conoscere uno di quei due tramite amici e magari non sapendo niente uscirci insieme? Lo arrestavano, lo sbattevano in galera tuo figlio, lo tenevano in galera, secondo quello che tu stai dicendo, senza processo. Tu mi stai chiedendo, nessuno la dice. C'erano Livia Turco e Achille Serra, zitti, anche loro sì, effettivamente c'è un problema.